al successore dell'Apostolo Pietro, Papa Francesco, rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo, e innalza l'inno di lode per aver proclamato beato il venerabile servo di Dio, Rosario Angelo Libatino. Dio onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia in onore del Signore risorto per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro,
si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito,
e che noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Alleluia. Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Ed è con questa consolante certezza che viviamo questa
questa mattina il nostro incontro attorno alla mensa del Signore. La consapevolezza cristiana di un amore che ci raggiunge da prima della creazione del mondo, perché nasce dal cuore del Padre e mediante il suo Figlio entra nella storia. Questa consapevolezza vince la cattiveria e la morte e ci entra nel cuore come una sorgente di vita nuova. Io ho amato voi, rimanete nel mio amore. E Sant'Agostino commenta: ecco l'origine di tutte le nostre opere buone. Questo è il segreto della santità, rimanere nell'amore di Cristo. Ed è davvero un verbo decisivo questo rimanere. La fecondità della vita cristiana è condizionata da questo rimanere nell'amore di Cristo ed è anche il frutto di questo rimanere nell'amore di Cristo. Però proprio qui, per un cristiano, c'è anche il grave rischio di essere sì all'interno di questo abbraccio amoroso del Signore e nonostante questo non portare alcun frutto. Si cade allora in quello che il Papa nell'enciclica Fratelli Tutti, quello che il Papa chiama nominalismo declamatorio, con effetto tranquillizzante sulla coscienza. Ed è una situazione che si fa drammaticamente evidente per noi nei momenti di crisi, in quei momenti in cui essere cristiani non è più qualche cosa di scontato e diventa anzi qualcosa di scomodo. Essere cristiani diventa qualcosa di schernito, di rischioso, di pericoloso. Ed è questa l'ottica, questa la prospettiva nella quale noi possiamo guardare anche al martire Rosario Livatino. Nell'amore di Cristo, infatti, egli si è collocato, come dice un salmo, come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Mi piace pensare così al senso di quelle tre lettere, STD, che traduciamo come sub tutela Dei. Il Beato le scriveva in pagine particolari. E qualche volta lo ha scritto sovrastato dal segno della croce. C'è un autore del XII secolo, un giurista medievale diremmo, il quale scriveva che i giusti si pongono sotto la croce. I giusti si pongono sotto la croce, cioè sub tutela divine protectionis. Ed è così che si saziano dei frutti dell'albero della vita. Ed è quanto è accaduto al giudice Livatino, il quale è morto perdonando come Gesù ai suoi uccisori. È il valore, penso autentico, delle sue ultime parole, dove risentiamo l'eco del lamento di Dio. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? Questo
è il pianto del giusto che la liturgia del Venerdì Santo pone tradizionalmente sulle labbra di Gesù crocifisso. E su queste labbra, come sulle labbra del Beato, questo lamento non è un rimprovero e neppure è una sentenza di condanna, è un invito sofferto a riflettere sulle proprie azioni, a ripensare insomma la propria vita, cioè a convertirsi. C'è allora, carissimi, una parola di Rosario Livatino su cui stamane vorrei riflettere davanti a voi. Ed è una parola che mi pare possa aiutarci a comprendere non soltanto la sua vita, ma pure la sua santità e il suo martirio. Una parola che ricavo dalla sua conferenza del 7 aprile 1984, parlava del ruolo del giudice nella società che cambia. E si legge così: l'indipendenza del giudice è nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività. Ecco la parola credibilità che vorrei in questo momento porre sotto il nostro sguardo, una parola che San Tommaso d'Aquino applicava direttamente a Gesù. È lui l'uomo credibile, ed è credibile non soltanto perché predicava, ma soprattutto perché agiva coerentemente. Sicché quella del Signore, credibile, quella del Signore non era una vita sdoppiata, ma sempre trasparente, limpida, e perciò anche quella del Signore Gesù una vita affidabile, amabile. Gesù è credibile perché predica ciò che è. E proprio la credibilità è la condizione posta da Gesù per essere i suoi amici. Siete miei amici, dice, se fate ciò che io vi comando. È la credibilità che poi San Pietro, lo abbiamo ascoltato, ci indica come virtù gradita a Dio, il quale accoglie chi lo teme e pratica la giustizia. Ormai ho capito questo, dice l'Apostolo. Pietro è consapevole ormai che Dio non è più il Dio di qualcuno, ma è il Dio di tutti. E ciò che conta ai suoi occhi non è la professione di una fede fatta con le parole, ma la pratica della giustizia. Una giustizia che non si limita a dare a ciascuno il suo secondo la normale legge dell'equità, ma una giustizia che è sostenuta dalla credibilità di chi per la giustizia si spende sino a dare la vita nella sua attuazione. La credibilità è lo specchio della giustizia. Questo è l'anno dedicato a San Giuseppe, secondo l'intenzione del Papa. Giuseppe, lo sposo di Maria, egli è chiamato uomo giusto nella costante ricerca della volontà di Dio, perché la credibilità e la giustizia o stanno insieme o cadono insieme. E senza la giustizia la credibilità diventa improduttiva, e d'altra parte senza la credibilità la giustizia rischia di diventare semplicemente un giudizio. Giustizia e credibilità sono inseparabili nella condotta
del martire, perché ambedue scaturiscono dalla fede e non da una semplice pur importante istanza etica, come Abramo, che credette e gli fu accreditato per la giustizia. È il modello irraggiungibile per tale cognizione della giustizia è Gesù Cristo. Come leggiamo nella lettera agli Ebrei, fu accreditato per la sua fedeltà verso il Padre e ha trasformato la giustizia in compassione, in misericordia per gli umani, per noi. Considerando, carissimi, la vicenda di Rosario Livatino, ci tornano vivide alla memoria le parole di San Paolo VI. L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. O se ascolta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni. Il nostro beato lo fu nel martirio. La sua morte non è solo il sacrificio di un rappresentante delle istituzioni ed è anche più della uccisione di un magistrato cattolico. Egli è il testimone della giustizia del Regno di Dio, che affronta il male per salvare vittime e carnefici, dall'odio. Seppure dunque Livatino sia pure un eroe dello Stato o della legalità, egli è martire di Cristo, unica fonte di salvezza eterna e universale. Per lui la credibilità fu la coerenza piena e invincibile tra fede cristiana e vita. La sua vita, avrebbe detto il Manzoni, fu il paragone delle sue parole. Livatino infatti rivendicò l'unità fondamentale della persona, una unità che vale e si fa valere in ogni sfera della vita personale e sociale. Questa unità il beato Livatino la visse in quanto cristiano, al punto da convincere i suoi avversari che l'unica possibilità che avevano per uccidere il giudice era quella di uccidere il cristiano. E per questo oggi la Chiesa, noi qui ad Agrigento, lo onoriamo come martire. Fratelli e sorelle carissimi, per la grazia del mistero pasquale siamo stati inseriti nella vita di Cristo per camminare con Lui a vita nuova, in comunione con tutta la Chiesa. Allora professiamo la nostra fede. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?